proposito però sì. di piatti, mi è giunta voce che Barbara è una cuoca eccezionale. Brava, Paola. Potrebbe davvero diventare uno chef, una cuoca stellata. No, allora, mi sono specializzata, Paola, perché vado lì così almeno. Siamo stati chiusi un po', allora io ho imparato, ho guardato tutti i programmi di cucina. Io infatti volevo chiedere di non fare un altro lockdown, sennò questa ricomincia a cucinare, io non so più che, cucina male. No, scusate, intanto vogliamo precisare che loro magari sono più vicini perché è una coppia nella vita, marito e moglie, evviva l'amore! Quindi possono stare un pochino più vicini. Ci siamo congiunti qua fuori prima di entrare. Contenta solo Barbara, non lo so perché, sarà un'idea mia. Siamo una coppia nella vita, diciamolo a tutti, siamo da 23 anni una coppia. Non è vero, questa è la donna di cortesia. Non è vero. La mia sta facendo il tagliando dal chirurgo, quando è pronta me la ridanno, quindi adesso... No, ci conosciamo, siamo insieme da 23 anni, insomma lo voglio dire, ci siamo conosciuti a Zanzibar, in Africa. Tutto. In Africa, io ho preso l'unica scimmia che parlava. Voglio dire, ho imparato a cucinare perché ho guardato un sacco di programmi, Paola li guarda tutti i programmi, li guarda tutti. Poi fa confusione mentre li guarda, una mischia con quell'altro. Guardo tutte le Benedette, mi sono guardata Benedetta Parodi, Benedetta Rossi. Quella che dicevo, sono fatto in casa per voi, hai visto lì? Ho fatto in casa per voi, ogni cosa. Una volta è tornata a casa e il marito stava con altro, dice, ma sono fatta in casa per te, io qualcosa devo fare. Quella è bravissima, mi ha insegnato un sacco di cose Benedetta Rossi. Però lei si sbaglia, perché lei quando guarda i programmi di cucina poi a un certo punto si sbaglia e comincia a fare miscugli dei piatti, fa delle cose perché mi chiamano magari durante, c'è la telefonata, mi chiama mia mamma, lei parte con un piatto e poi a un certo punto cambia canale, il piatto si mischia. L'altro giorno ha fatto una crostata al sugo d'epre, non si poteva mangiare, lo giuro, la crostata al sugo d'epre non l'ho proprio mangiata, però non è che si scorda sempre qualcosa, un ingrediente. L'altro giorno ha fatto un minestrone immangiabile. Era buonissimo. Immangiabile. Ma cosa? Era immangiabile. Era immangiabile. Avevo messo dentro di tutto, carote, piselli, zucchine. Che cosa mi ero scordata? Delle vallo dalla busta. raccontiamo. Era un gavettone, dico io ne la faccio, facciamo in buco come bevo la cannuccia. Quindi lei continua a cucinare. Una volta ha scolato i tortellini in brodo. Ma perché no? E temo che ce famo. Vuoi non raccontare tutto. Però adesso sono diventata brava, tant'è che voglio venire qua in più puntate perché voglio fare una rubrica. Adesso la mia rubrica si chiamerà L'ho fatto in casa per lui. Ma io non l'ho mangiato. C'è il sottotesto, non l'ho mangiato. Allora, iniziamo. Oggi voglio fare una ricetta, così Paola, per chi ci sta ascoltando, magari voglio dire... Non l'ascoltate, appunto. Allora, oggi, amiche, voglio fare per voi i gnocchi fatti in casa. Allora, prima cosa ci serve, amiche? Una casa. Dovete avere la casa, se no non potete farli. Se da roulotte non si possono fare, quindi se c'è casa potete farli. Ci serve, per fare i gnocchi, non mi distrarre, perché già gli ingredienti sono di ci vuole. Allora, la farina 00. La farina under, no, Marco? Zero è under, no? Giusto, quando uno si scommette zero. Ci vuole la farina 00, poi la patata. Meno male, ci voleva dentro casa una patata. No, ci voleva, allora ci vuole una patata però speciale. Cioè? Ci vuole la patata rossa di Sulmona. Di Avezzano, anche bionda di Sulmona la volevo lo stesso. Scusate, di Avezzano, mi sono sbagliata io, pensate già come sono gli ingredienti. Poi cosa ci vuole? Niente, ci vuole tanta buona volontà e poi iniziamo la preparazione. Allora, ma le dà male le ricette? Ascoltatemi, vi prego. Allora, intanto prendete questa patata, no? Ok? C'è l'acqua che bolle, fate bollire dell'acqua, buttate la patata bollente dentro, pure pericolosa. Quando la patata è bella cotta, no? Che la sentite che è morbidina, con la forchetta fate ta 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 ta, la schiacciate, tiratela fuori dall'acqua e la iniziate a schiacciare, ok? La schiacciate, dopodiché la amalgamate con la farina. Le dai male le ricette? Uno è più dinamico quando la amalgamate con la farina e iniziate a manovrare questa farina. Che è una macchina, è l'impasto. Iniziate a impastare, fino a che la farina non cadrà più. No? Però attenzione, perché quando impastate vi cadono queste qua. Cucinare rassodate, fate così, pronti. Quando è pronto questo impasto, la
lasciate riposare vostro marito, lasciatelo riposare sul divano tranquillo, bello che sta lì, perché ma non hai fatto niente, fastidio, lasciatelo riposare, poi no, lasciate riposare l'impasto, poi prendete, adesso bisogna chiamare anche i vostri figliolini, no, i bambini, perché ci diverte, prendete tutto questo impasto e iniziate a fare dei piccoli, come si chiamano, cazzettini, i serpentelli, insomma, i serpentelli, fate poi, dei serpentelli lunghi sì, li tirate, poi arrivano i bambini, devono fare dei piccoli gnocchettini di un centimetro, di un centimetro, mi raccomando, non li fate più piccoli, più grandi, sennò poi non tagliuzzate, vanno bene, tagliuzzate, una volta che tagliuzzate c'è l'acqua che bolle di fianco, adesso siete pronti, perché avete pronti i vostri gnocchi, li buttate nell'acqua bollente, li tirate poi li tirate, vengono a galla, con felicità, vengono a galla, e quando li scolate e li condite con col sugo, no? No, il sugo non l'ho fatto. Come mangiamo? No, il sugo è la prossima volta. Questa è la ricetta. Ho fatto una ricetta, Paolo. Oggi ho fatto i gnocchi. La prossima volta faremo il sugo. Quindi teneteli buoni per la prossima volta. Io non lo so. Quindi, io non ce la posso fare. Paola, io non so cucinare. Beh, ma nel caso anche in bianco, burro Bravissima. E salvia, no? Burro, i gnocchi, burro e salvia. No? Ma Cristian è abituato a non bianco. I gnocchi, burro e salvia, Paola, perché io adesso mi accomodo, perché non so cucinare moltissimo, quello purtroppo... Però io dico una cosa, non è necessario saper cucinare, giusto? No, assolutamente no, perché poi ci sono anche tanti altri aspetti importanti del carattere, quindi poi sicuramente però. Tu sei brava con le tue ricette lombarde, no? Sì. Con il risotto allo zafferano, con la cotoletta, con la cotoletta, giusto? La prossima volta faccio la cotoletta alla milanese. No,